20 giugno 1990. È arrivato anche a Piacenza il telefono portatile, un gioiellino tecnologico lanciato dalla SIP. Alimentato da una piccola batteria con una piccola antenna, si mette in comunicazione con la rete telefonica. Costa 2.800.000 lire, IVA esclusa. Nel 1990 arrivò a Piacenza il primo telefono cellulare, oggi ce ne sono veramente migliaia, sono diventati dei prolungamenti dei nostri arti, delle nostre braccia. All'epoca invece ce n'erano veramente pochissime, erano i primissimi anni 90. Tu, Alberto, che cosa ricordi? Vagamente. Nella nostra città la notizia è arrivata anche dopo. Casualmente ho incontrato una signora che mi parlava dei figli. Eravamo amici, era una piccola industriale nella banlieue piacentina, costruiva i sacchetti per le immondizie, quelli neri. E un giorno che mi ha dato un passaggio, non avevo la macchina, no, non avevo l'automobile, ho notato questo oggetto. Cos'è questo? E allora ha cominciato a usarlo, ma non è che funzionasse poi tanto bene. In alcune zone proprio spariva la voce all'improvviso, un po' come i telefonini quando si va in alta montagna o così. Quindi non è stato un grande episodio che ha fatto chiasso. È passato quasi inosservato. Poi siamo passati ad altro, ai telefonini, ai cellulari, eccetera, che non approvo, non apprezzo, li odio. E tu, quindi, non sei stato tra i primi, non hai abbracciato con gusto questa notizia? Assolutamente no. Dico, li odio. Intracciano la mia strada. Tutta la gente, bambini compresi che vanno a scuola, cellulare in mano, si fermano in mezzo alla strada, le donne con la spesa in mezzo alle strisce, non si muovono. In auto poi, nonostante le contravvenzioni, lo usano tutti quanti. No, usano il telefono, ma non usano le frecce direzionali.